Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di The Binding of Isaac, Repentance. Voglio cercare di cambiare il tono con cui dico l'intera frase ad ogni episodio, giusto per cambiare un po'. Allora, cioè prendere ogni episodio speciale in qualche modo. Oggi si era detto Greedir. Oh, non sono pronto per farla con te. Azazel, Lazzaro col cacchio. Va bene, oggi giochiamo in modalità facile, allora dai, facciamo con Azazel la Greedir. Vai. È da una vita che non faccio una Greedir. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Buono, non dovremmo nemmeno avere vita in questo momento, quindi un health up è molto buono. Niente di niente. Parapapaparapapam, vai. Ehi, state buoni nemici, accidenta alla Greedir che te li fa spawnare in testa, fregandosene del fatto che non sia fair come cosa. Meno male che con Azazel possiamo colpire più nemici alla volta, ci semplifica di molto la vita nelle varie orde che ci sono in questa modalità. Ci serve però un pochino di danno in più, così ammazziamo prima i nemici che stanno dentro il nostro tiny tiny brimstone. Tiny Tiny Brimstone. Non c'è molto da dire con Azazel, ragazzi. È meglio contente d'Azazel. Semplicemente quasi GG. A meno di non trovare mai elfap di alcun tipo. Addio. A proposito, facciamo parte con Satana o con gli angeli, con questo diavoletto? Vi ricordo che il motivo per cui non esco dalla stanza fino a che non ho battuto almeno entrambi i boss è che così facendo mi danno più monete. Ok? Almeno l'ultima volta che ho controllato funzionava così. Cioè che se fai tutto in una volta nella stanza ottieni più monete. Però che palle sta cosa. Quindi è per questo che non vado tipo a prendere una chiave per accedere alla treasure room, eh? Attenzione. Occhio perché qua ci hanno colpito un bel po' di volte finora. Ok, Satana non dà soldi, quindi possiamo anche prendere la chiave. Il Mom's Bracelet mi può interessare? Secondo me sì, sapete. Perché ogni tanto ci sono dei negozi in cui ci sono delle rocce che coprono roba interessante. Va bene, se devo prendere un attivo prendo questo. Oddio. Bello, complimenti. No, veramente bello quell'RNG. Allora, io con un cuore solo rosso e forse un cuore nero, forse, non me la sento per nulla di andare a fare il patto con Satana, quindi lo skippo volentieri. Allora, andiamo. Abbiamo bisogno di diventare più forti. Ecco, infatti, ho due cuori. Ok, questo è anche uno speed up, oltre che un, vabbè, range up, ma soprattutto size down, quindi molto buona come cosa. Un oggetto scontato. Allora, sì, forse dovrei utilizzare i termini
in italiano perché non tutti magari di voi, non tutti voi sapete bene l'inglese. Mini Mash, siamo più piccini, è aumentato il tiers, questo però dovete sapere che cos'è, questa statistica. E mi faccio un sacco di problemi ogni volta devo descrivere un oggetto. E il range. Allora, questo è mio Dead Onion. Beh, mi dà Spectral e Piercing, ma ce l'ho, a parte lo Spectral che qua non mi serve, ce l'ho già, quindi no. Non c'è una Restock Machine. Ma che fa Azrael? Sì, Azazel. Scusatemi, mi sposto e poi la camera si muove ancora un pochino, come se dovesse riposizionarsi. What the fuck, non ci ho mai fatto caso. La chiave posso prendere, aspetta. Dirty Mind. Dirty Mind, boh, carino. Speriamo di trovare nemici cacca. Con Dirty Mind, tutte le volte che distruggete una cacca, vi spawna dei minion cacchine amichevoli e tutte le cacchine diventano vostre amiche, pronte a fare danno ai vostri nemici. E che palle sti funghi con così tanta vita, io con così poco danno. Ok, perfetto, era esattamente quello che speravo. Abbiamo... sono spawnati dei nemici cacca, ma sono diventati nostri amici. Ora appena distruggiamo questo, esatto, farà la stessa sorte. Dai, apriti. Riapriti. Oh, questo lo voglio. Così appena prendo danno, tante monetine per me. Sta a vedere che Everything Jar ci farà avere molte monete. Speriamo, cacchio. Ok, questa bisogna trattarla un attimo con i guanti, perfetto. Little Pins, vieni qua. Vediamo se riesco a farti saltare in aria sui funghi. Uno, ok. Gulp, non avevo trinket, quindi è stato inutile. Ah già, c'ho anche lo starnuto con lui. E tra l'altro mi avete detto che gli fa danno doppio ai nemici se prima li colpisco con lo starnuto. Quindi proverò a farci... no, più che farci caso proverò a sfruttare questa cosa, ma non vi garantisco nulla. Ehi, ma l'ho decempionato, cosa cazzo? E ora è tornato normale. Ma che... ma... ok. Gioco, stai bene? Are you drunk? Ma ragazzi! Ma che è sta roba? Ma è un bug! Lo faccio... cioè, è come se gli togliessi la skin. Fantastico. Forse è voluto, non lo so. Non ne ho idea. Allora, forse è voluto perché lo sta facendo con tutti. No! È una feature. Madonna, è brutta stanza. Era impossibile. Ok, buono. Meno buono. Angeli, dai per favore. Yes, 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 yes. Allora il rosary non lo prendo perché mi aggiunge la Bibbia a tutte le pull, va bene? Via. E poi questo mi dà 3 health up, quindi mi semplifica di molto la vita. Anzi, a questo punto posso anche, tra virgolette, rischiarmela un po'. Facendo questo, questo. E dai però,
Uno rischia, ma a volte dovrebbe anche essere ricompensato, caro gioco. Che palle. Ciao. Da Fool. Ah, ce l'ho ancora anche lì. Vabbè, mezzo cuore. Non è rilevante. Fammi vedere se... Tanto se sto registrando... Sì. Poi si è preso tutto. Potrei prendere... Oddio. Potrei prendere la Buster Box e poi questo. E poi questo. 41, quindi 3... Proviamo. Yes, Rolly. Due oggetti degli angeli, grazie. Che schifezza, però, Dio mio. Proprio Lazarus Rags mi doveva toccare, va bene. Che palle. Allora, Spear of Destiny fa danno da contatto ai nemici. Lazarus Rags, resuscitiamo come Lazzaro una volta morti. Cosa che in questo momento è inutile. Per questo, se mai comincerò un secondo file di salvataggio, penso che Lazzaro non lo giocherò praticamente, ma... me lo lascerò come personaggio da usare quando muoio e risuscito con Lazarus Rax. Se vi credete, la tecnica che ho usato è stata: ho preso la Buster Box che richiede dei Soul Art per essere caricato, in particolare 6. Ho preso il pigiama che dava 4 Soul Art, poi ne ho presi altri 2, in totale 6, e quindi ho potuto attivare la Buster Box. As easy as that. Ora ho 3 bombe, che ci fa con 3 bombe? Però non ci fa nulla. Ci posso provare ad aprire le secret room, ma non so dove sia, quindi... E non è che abbiamo molto modo di scoprirlo, di saperlo. Che cazzo. Scusate. Non è facile usare lo starnuto, maremma miseria. Occhio. Eccole. Mega knockback. No, ero confidente che ce l'avrei fatta. Che palle. Muori! Ok. Se no quelli sarebbero rimasti in giro e sarebbe stato parecchio fastidioso. Bella questa mosca che ho spawnato, molto bella. Grazie a Birving Jar. Grazie davvero! È come se applicassi uno status ai nemici starnutiti. E gli tolgo anche il champion, anche se non so se sia una cosa solo visiva oppure che effettivamente ha un effetto. Ehi. Non ci riprovare, sai? Ehi, sì, vabbè. Holy Water, yes baby. Ottima la Holy Water. Con il doppio tap la possiamo lanciare contro i nemici. L'acqua si rompe, paralizza i nemici e gli fa danno. Che volete di più? Io mi tengo le monete per il prossimo piano. Ma faccio che desto. Deck 5 fa... Ecco questo, ogni tanto spara un laser aggiuntivo. Nel senso che non posso controllare quando verrà sparato, dipende dalla fortuna se non mi sbaglio. Posso usare questo per risparmiare delle monete. Vai. Uno dei problemi principali della grid è... Oh, ciao Pretty Plum, bellino! È che sei un attivo, buono anche questo, speed up, siamo a 2, perfetto. È che non... almeno io...
non mi ricordo di avere un attivo quando ce l'ho, quindi tendo a non sfruttarli a dovere. Allora, qua però devo farlo, perché c'è una cesta che può essere aperta se mi ricordo di attivare Everything Jar quando c'è la chiave. Ok, non so come ho fatto lì, ma l'ho fatto. No, maledetto. E tipo ora. In realtà un beast era meglio lasciarlo, perché avrebbe sparato Brimstone contro i vaffancina nemici. Però te devi morire. E anche voi. Soprattutto voi. Che angoscia che mette questa host. Ed è bellissimo che lo faccia. La spada la tengo in diagonale, ragazzi, premendo contemporaneamente. Per esempio, così, tenendo premuti contemporaneamente in basso, il pulsante verso in basso e quello a sinistra, se ve lo state chiedendo. Allora. Ok. Dammi una carta, vai. No, Ace of Spades purtroppo è inutile, mi darebbe chiavi, ma me ne servono giusto un paio, non così tante. Ok, a posto. Cuore di mamma? No, doppia guerra, accidenti. Non l'avevo vista. Mitre non mi dispiace. Dovrebbe dare solo art di tanto in tanto. Ok. Allora, buono, cosa mi serve di questa roba? Oh 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 oh. Buono questo. 2. Dammi almeno 10? No, 3. Vabbè, ciao. Allora, Ace of Spades, sì, vai. Ace of Spades. Così ho 3 chiavi, 4 bombe. Sono contento. Sono meno contento della mia vita, però. Sono meno contento un po' di tutto, in realtà. Non è che stiamo avendo una run chissà quanto rotta. Paradossalmente è la Spear of Justice il vero MVP di questa run. Eh no, però, dai. Che schifo. Questo è un range up e un lucky penny che ci dà un luck up, ma niente di incredibile. Allora, te non sei male. Te non sei male, ma ho poche monete. Voglio qualcosa di meglio e magari anche scontato. Te daresti anche un buon heart, quindi ti tengo d'occhio, mettiamola così. Ok. Ah, peccato. Non penso sinergizzi con il Brimstone. No, forse ho sbagliato a usarlo, ma comunque non mi pare sinergizzi. Però aspettiamo un attimo, proviamo. Intanto se ho dell'acqua bevo. Infatti non funziona. Va bene, pace.
Lilli. Pum para 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 Lilli. No, addirittura è il nemico invincibile. Cazzo. Guarda la mosca. Inarrendibile. Brava, mi piace la tua determinazione. È Dio buono però. Che caos! Ma guardate, alla fine è davvero stata l'ultimo nemico da ammazzare. Fenomenale. Bellissimo. Ce l'ho fatta, l'ho ammazzata solo con la spada dei pile. Bellissimo. Scusate, però un pochino mi riempio di orgoglio anch'io quando faccio queste play. Questa non è banale. Soprattutto per il fattore casualità dei loro attacchi. Ok, ora me lo posso permettere, forse... Urca The Pact, cazzo, The Pact è un damage up e un tears up, lo voglio. E Purgatori può anche stare lì, per quanto mi riguarda. Cioè, è figo come oggetto, ma... non in questo contesto, insomma, non ci serve. Te davi un buon heart, sì. Fermo. E questo chi l'aveva visto? Allora, te daresti anche un buon heart. Mi serve. Il problema è che dà un buon heart, ma non un cuore rosso. Vabbè, senti. Aspetta, questo sì però che lo dà, quindi tieni. Perfetto. Questo mi può dare della survivability, per favore. Che spreco. Ah, ripperoni. Ho raggiunto il cap. Oh, yes. Yes, fangai, ma soprattutto sono un cazzo di mostro adesso e vai. No, qui c'era l'inutile, quindi di sotto. All right, ragazzi. All fucking right. Eh no, questa no, la Curse of Darkness qua è una menata pazzesca. Prenderò un miliardo di danni. Allora, vedete che ho quasi 12 cuori? Ecco, se ne ho più di 6 alla fine di questo piano, sono molto soddisfatto. Che cazzo, patto. Ok. Bene. A Baleful Circus. No. Cattivo, cattivo tumore, cattivo. Cattivi nemici tutti. Vabbè.
time, mi dovevi prendere. E va. Ma dove? Ok. Bell'effetto. Ok, allora qua devo uscire perché non voglio perdere. Esatto, il mio buon heart. Qui ho rinunciato alle monete volutamente perché non volevo perdere il buon heart. Speriamo di non perderlo. No! The Bloat! Ma porca Eva, scusate. Chi altro mi deve rompere le palle? Che, possiamo dirlo tutti insieme in coro? Che stanza di merda! Ok. Quando ci vuole ragazzi, cioè, oggettivamente, dai. Era un boss room design terribile. E vabbè, poi ci metto anch'io. Quindi siamo a cavallo. Un cavallo storpio e senza una gamba. Allora, Little Abaddon non mi interessa. Voglio vedere la sinergia perché o non l'ho mai visto, l'ho visto una volta sola, tra il piccolo Brimstone di Azazel e Eye of the Occult. Perfetto, spariamo sempre, mi basta questo. Non posso nemmeno dire, prendo dei black art a parte con lui. Perché non c'è modo, ti pareva per una monetina? Aspetta. Dai, dimmi che ho un pochino di culo, yes. Ok, mi posso permettere un ultimo damage up, è quello che voglio, sì. Va bene. Praticamente perdo la possibilità di fare lo starnuto, ma pace. Non penso vorrò attaccare Ultra Gridier da distanza ravvicinata, che dite? Pronti al caos, ragazzi? Concentriamoci perché non è detto di vincere, non è sicuro che vinceremo. Sta fermo, devo usare la spada per massimizzare il damage output. Sempre che lo colpisca, che non è detto. Ok, buon lavoro.
Ok. Prima fase andata. Andiamo oltre la griglia. Quando un ragno ti fa più paura del boss finale. Ok, direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. Voi che dite, ragazzi? The Devil, beh, giustamente, has appeared in the basement. Sta a vedere, supero con i soldi della grid machine, quelli della donation machine normale. Non serve a nulla, mettere i soldi qua dentro ora che ho sbloccato... Ormai che ho sbloccato Keeper. Però, per divertimento, ce li metto uguale. Va bene, ragazzi. Era Azazel, quindi non che mi aspettassi che fosse difficile. Quanto ci manca con lui, tra l'altro? Ma insomma, deve ancora fare Mother e deve andare alla Darkroom. Buono, va bene, ci sta. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte.